Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo sedicesimo, no, quindicesimo, no, sedicesimo episodio della serie America qui su Farming Simulator 2017. Allora, riuscirò a accenderlo? Ok, l'ho acceso finalmente. Come vedete sono scesi un po' i soldi perché ho assunto un po' l'operaio. Quindi vabbè, fa nulla. Cioè, ho assunto l'operaio nell'acquisto dei semi perché veramente li ho finiti. Dei semi del fertilizzante. Come vedete ho portato con la cippatrice. Faccio vedere faccio una corsetta nel bosco. Vi faccio vedere. Non ho finito tutto, ve lo dico già. Perché veramente non ne valeva la pena. Cioè, c'erano due piante grandi e dopo il resto era tutto roba piccola. Allora, vedete? Cioè c'era un paio di piante grandi, poi dopo erano tutte piantine. Ho detto vabbè, lasciamole lì. Se caso lasciamo poi così la zona. E il mio obiettivo è ancora quello quasi di rimuovere queste, ma adesso non saprei perché l'erba si potrebbe fare, cioè, più avanti se caso le rimuoviamo. Direi di rimuovere prima tutte queste qua intorno alla farm che danno fastidio, principalmente, poi vediamo. Allora, un'altra cosa da farvi vedere è il mucchio del cippato, vedete? Non dovrebbe essere più caduto nulla, no? Come vedete qui ora non mi lascia più cadere nulla, quindi secondo me ha sistemato un paio di cose con gli aggiornamenti. Io ce l'ho da Steam, quindi non mi scarico le patch, mi si aggiorna automaticamente. Allora, vabbè, carichiamo questo, diminuiamo la velocità, ok. Vediamo un po' se riesco. Eccolo, troppo attaccato. Vediamo, sì, ce l'ho fatta. Allora, saliamo a bordo, accendiamo e iniziamo con la cippatura. Riusciamo a prendere quelli lì? Sì, riusciamo. Riusciamo e come? Come rimorchio utilizzo questo, c'è l'agroliner, però l'agroliner è veramente troppo piccolo per ora. Cavoli, di piante mi manca soltanto questo. Ne ho già tagliata una che era piccola. Anzi, due ne ho tagliate. Mi manca solo questa e quella grande. Vabbè. Ah, poi dopo. Quest'oggi, vabbè, non ho più. Sto registrando di seguito lo scorso video. Allora, qui riusciamo a prenderla? No, troppo pesante. E la player camera posso alzarmi e taglio da qua. Molto comoda. Ora prendiamo questa. No, è troppo alta. Saliamo. E tagliamo. Facilissimo. Nostra steel, ora possiamo? Sì che possiamo. Boom. Anche se non è il massimo della realisticità, però fa nulla, dai. Allora, se io adesso me lo prendessi qua, prendimelo, ok. Aspettate. No, cavoli, tocca su, quindi dobbiamo venire ancora indietro. Non ce la farò mai. Esatto. A meno che io lo tagli qua. Esatto, ora sì che ce la fa. E anche lui dovrebbe averlo preso. Dai. Ok. Perché non vai? Tanto per sapere quant'è che siamo. Ma vabbè, dai, il 21%. Però erano piantine. Quindi ora, quando immetteremo queste piante belle grosse. Allora, qui possiamo già prenderla, buttarla a terra. Cavoli, ci è venuta una pianta in testa. E fa molto male, fidatevi. Che te cadi a terra. Fortuna che adesso c'è questa. Cioè, non è una mod, è già il gioco di default che vi permette di prenderle con le mani le piante. Ed è molto comodo. Potrei anche spegnerla, però non è che consumiamo tantissimo. Devo ricordarmi di stare all'occhio alla benzina perché dovrei fargli anche il pieno più avanti. Dov'è finito? Allora, prima roba. Mi sa tanto che non riuscirò a caricarlo, esatto. Devo prenderlo di qua. Ci sono certi tronchi che sono veramente buggati e non riuscite a prenderli. No, ma qua sono stupido io, eh. Ce l'ho mollato a terra. A quanto? A pochissimo dal. L'hai preso? Sì, bravo.
Poi, vabbè, rimuoverò pressoché tutte queste piante. Queste qui direi di rimuovere solo quelle grandi, quelle piccole posso anche lasciarle. Qui rimuovo tutto e anche qui penso di rimuovere almeno quelle grandi sicure, poi quelle piccole vediamo. E qui un'altra cosa, queste piccole qua direi di rimuoverne alcune. Boh, vedrò. E poi dopo magari metterci subito nella zona boschiva. Proprio bosco bosco, pensavo quella lassù. Oppure anche qui ecco, sì. Si potrebbe tentare una zona di queste. Vabbè. Cavoli sono, siamo qui. Tanto la cippatrice va senza un domani. Come se non ci fosse proprio un domani e via. Noi spendiamo. Guardate, dovrei comprarmi, ecco, appunto devo guardare un attimo nello shop se posso permettermi un bel JCB piccolo. Allora, qua voglio tagliarlo in pezzi piccoli, quindi un altro pezzo così. Se mi va bene, cade verso la mia destra. Ok. Cavoli, me lo riesce. Ok, ce l'ho fatta. Ora rimuoviamo tutto. Guardate che piantona che è, mamma mia. Ah sì, con una pianta così se ne fa di legna. Qui, ah ok, resta così perché non è pianeggiante. Qua speriamo la punta resta. Vedete, sempre buggata, molto buggata, mi hanno detto. Vabbè, se riesco la taglio qua. Esatto, era voluto, togliere, rimuovere quella parte perché veramente è un casino. Ora però, dove è andato? È andato qua. Allora, la mia idea è quella di caricare questo e poi controllare lo stato del rimorchio. Siamo a metà. Non l'ho accippato? No, chissà perché. Perché il nostro maledetto tronco si è bloccato qua. Ok, ce l'ha fatta. Ora qui bisogna, visto che sono grandi, bisogna tagliarle così. Si potrebbe anche quasi comprare. Vediamo un po' se è giusta la misura. Sì, ci sta. Si potrebbe comprare un caricatore, cioè l'attacco, la pinza per i tronchi da collegare al fend, in modo da rendere tutto più semplice. Cioè, da non star 4 ore a tagliarli. Questi qua corti e poi buttarli su. Qui non ho ancora capito che devo venire di qua. Devo salire su. E va. Eravamo al 44%. Producono un sacco, vedete? Adesso guardate un attimo. 50% siamo. Va su. Sì, buono. Di un bel quasi 10%. 10% quasi. Ci sta, ci sta. Così da immagazziniamo tutto lì noi per ora. Poi dopo si andrà a vendere. So che sto sprecando la cippatrice, però intanto non è noleggiata nostra, quindi chi se ne frega. Ho stoppato un attimo la registrazione per problemi di lag, che nello scorso video che ho registrato, lo scorso episodio che ho registrato qualche minuto fa, mezz'oretta fa per esempio, non c'erano e ora sì. Vabbè, capita, sono cose che capitano. Chi registra, fa cose del genere, lo saprà. Allora, no, non guardo subito il trattore perché penso che ce ne stia ancora. Mi avete chiesto in un post sulla mia pagina Facebook che se non siete iscritti vi invito a iscrivervi, cioè non dovete essere iscritti, basta lasciare un like, troppo pesante, mannaggia te. E in pratica quasi ogni giorno pubblico qualche screen e cose del genere. Ok, il nostro trattore era tutto pieno, allora dai che siamo qua a scaricare. Depositiamo tutto qui come avevamo già detto degli scorsi video. Allora, adesso non mi ricordo quanto litraggio abbiamo, però fate conto che 40, quasi 60.000 litri ci sono, quindi con questo mettete che ci saranno quasi 100.000 litri.
Allora, devo selezionare dietro per forza. Ctrl I e si inizia a scaricare. Poi vediamo con la pala del fend se caso iniziamo a spingere su, a portare su un po' di roba. Perché veramente è già un casino così. Vedete? Ci si blocca il cassone. Adesso sapete cosa faccio? Direi di spostare la pala. Ora il peso, la zavorra me la metto qua. Non succede. Potrei mettere anche posteriormente, però dai, no. L'ho già utilizzata la Ben, vediamo un po'. L'utilizza, eccolo. No, non l'ho sganciata male. Allora, torniamo alla tastiera perché così non so bene i tasti. È un po' piccola, però l'uso, il suo uso ce l'ha. Bene ragazzi, sto constatando che la potete usare come lama, tipo del BGA. Adesso non so se le barre tipo l'Olaras così potete utilizzarle anche per questo, altrimenti sarebbero molto comode. Però io direi che cioè va bene anche questa. Vedete? Tenete giù bassa e lei vi scarica. Allora, vediamo un attimo. Adesso vorrei un attimo per degli acquisti futuri. Vabbè, questo qui sicuro, penso questo. 68.000 euro vanno già lì. Allora, Olaras, eccole qua. Ce la faccio. Sì, allora abbiamo quella da 6.000 litri. Direi che, vabbè, non è che costa. Ah, in offerta, aspettate, offerte. Cavoli, c'era anche questo. Forse c'era anche la scorsa volta. No, no, non c'era per forza scorsa volta. Potrei comprarmi questa, sapete? Entro le prossime 10 ore è possibile che me la compri perché può essere molto utile. Porta tutto. Adesso vediamo un po' la differenza con l'altra. Vediamo un po'. Ah, ok, questa per la pala gommata. Vabbè, non interessa, ha soltanto i 3 punti. Mentre questa, ok, 3 punti singole, ba soltanto e basta. Quindi potremmo comprarcela. Porta 6.000 litri, non è male. Colture sempre le stesse. E c'è anche il cippato, esatto. Quindi potrei quasi 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 comprarmelo. Poi un'altra cosa, scusate. Pale caricatrice. Ecco, questa qua ci starebbe, però costa un po' troppo. Altrimenti silvicoltura. Per rimuovermi i ceppi e mi compro poi questo, allora. Tagli tronchi. Ok, sì, per forza dovrò prendermi questo per i tronchi, vabbè. Non c'è male lo stesso, eh. Comunque molto comoda questa possibilità di trasportare il cippato, cioè da spostare il cippato così. Allora, aspettate. Vedete? Molto comoda veramente. L'ultima passata. Poi adesso ritorniamo a dei nostri abeti. Può darsi che oggi abbiate già visto un video oppure lo vediate, dato che ho pronto un video di come si chiama? Di MotoGP 2016 su Valentino Rossi The Game. Mi sa tanto che l'avete già visto, però non vi assicuro nulla. Altrimenti lo vedrete più tardi, ecco. E qui direi che siamo a posto per ora. Allora, direi di tenere sulla be. Cavoli, ci siamo andati quasi addosso. Vediamo un po'. Su, sì, è il suo. Ora ci colleghiamo nuovamente il nostro Yoskin e ci mettiamo qua sotto. Vedete? Non c'è più la pianta. Allora, sì, alla fine non ci costerebbe moltissimo il. Allora, vediamo quanto scarica. Non ci costerebbe moltissimo la pinza per i tronchi, però vabbè. Allora, tronco è troppo grosso, troppo pesante, esatto. Quindi tagliamolo. Ok, passiamo anche di qua. Ok, il tronco non ce l'ha fatto scomparire. Ho finito di tagliarlo adesso. Direi che me lo ricarico. E poi andrò avanti per conto mio perché veramente dopo diventa noioso. Il trinciaceppi penso di comprarmelo, sapete? E
Magari lo utilizzo io per la prima volta, cioè in pratica quello del 15. Vedete, mi ha buttato di là, cavoli. Tanto l'avete già visto. Che numeri. Allora, accendiamo e... Ok. Lì lo buttiamo dentro, qui anche. Come cavoli. Vabbè. Vediamo un po' se riesco, ma... Ok, è andato. Mentre tu cosa ci fai qui? Devi andare dentro nella cippatrice che ti mangia. Ah, comunque, cippatrice questa qui, veramente abbiamo fatto un affarone. Perché l'altra, con l'altra bisognava faticare per far soldi. Non so come ho fatto a buttarlo, però è andato. Ok, ultimo tronco, poi ci salutiamo. Troppo pesante, no? Dai, non dirmi tutto ciò. Quindi lo dividiamo poi in due parti. E sì, in effetti è abbastanza lungo. Allora, sapete cosa faccio? Mamma mia, quanto l'ho lanciato. Pensavo di lanciarlo almeno di più. Ok. E tutto ciò perché io corro mentre li trasporto e quindi loro non vogliono. Ok, è andato. E l'ultimo. Ditemi anche che ne pensate di comprarmi l'Olaras, che è la lama che vi ho fatto vedere. Penso che come acquisto sia un buon acquisto. Cioè, non... senza dubbio. Se caso, eh sì, me li compro sicuri. Sia l'Olaras che il trinciaceppi, in modo da rendere pulita la zona. Anche se ci fosse una bella benna, non dirmi che... ecco, l'ho sparato di là. Se ci fosse una bella... come cavolo si chiama? Una bella pala completa, bella grande, sarebbe l'ideale, però mi sa che per il trattore non si può. Vediamo. Siamo nel posto ideale, appunto, eh. Cioè, dobbiamo comprare una pala gommata. Oppure questa, quanto porta? 2000. Vabbè, per 200 litri mi tengo quella che ho. E in futuro, se dovrò andare a vendere, penso di comprarmi i nastri, perché... Allora, quanto ci costano? Questo nastro costruttore priva il materiale da terra, lo carica sul nastro successivo. Ok, questo ci vuole per forza e poi penso che può bastare anche questo. Quindi sugli intorno ai 20.000 euro abbiamo dei nastri. Fantastico. E nulla ragazzi, allora io questa me la ripiego, me la porto via. Vediamo quanto abbiamo fatto con il nostro Fend. 35.000 litri ancora, non è affatto male. Ora io vi saluto, prendo il mio trattore, penso che me ne tirerò giù io quelle piante là, quelle belle grandi perlomeno. E noi ci vediamo, non so se il prossimo video sarà ancora di questa serie, perché magari cambio un attimo, porto qualcos'altro. Magari, boh, vediamo. Ah, tra l'altro, fatemi dare un occhio alle pecore. Hanno iniziato a fare i pallet. Allora, già che ci sono, scarico questo. Lo spiazziamo di là. Ok. Abbassiamo il tutto. Non mi pare che mi crea il mucchio fuori ora. No, appunto, non mi crea nulla. E ora saliamo sul nostro, eccolo qua, il nostro New Holland. E vi faccio notare che si sta creando il primo pallet di lana. Guardatelo qua. Purtroppo non si può usare perché è troppo pesante. Molto belli rispetto allo scorso anno e al 13, che erano identici. Qui veramente tutta un'altra cosa. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti Toretti e al prossimo video.